col Sassuolo, ne ha un po' per tutti perché vuole chiede chiarezza alla società sugli obiettivi, strizza l'occhio ad Ibra che dice fa ancora la differenza e strilla Jovic che dice ci aspettiamo di più da lui. Dice Mancini che parlerà con Tohir e resta solamente se tutti quanti sono contenti. Ecco, questa è una dichiarazione che ho letto anch'io oggi sui vari siti. Avrei riportato la notizia domani, se non mi fossi imbattuto nella Formula 1. Però, comunque, devo dire che è una notizia che fa scalpore perché, comunque, insomma, Mancini ha contro tutto e contro tutti. Ecco, questo è la. È la. Un po' il Il succo succo, no? del. Il succo della questione. Allora, io voglio dire semplicemente che io sono sempre stato un manciniano, però queste dichiarazioni fanno male. Fanno male perché comunque la squadra deve basarsi sempre su un allenatore, su un mister che deve essere sicuramente da esempio, no? Da esempio per tutti. Scagliarsi così contro la società, contro il presidente Tohir, secondo me è un po' troppo esagerato. Quindi vedremo poi come si evolverà la situazione. Sicuramente ci sono tanti scontenti in casa Inter, a partire da Felipe Melo che partirà, e poi ci saranno a ruota libera altri che andranno via. E molto probabilmente anche Samir Handanovic, destinazione Londra-Chelsea. Quindi vedremo a questo punto come si evolverà la situazione. Non è facile perché comunque bisogna gestire anche un calciomercato che è colpevolizzato anche dal fatto che siamo andati a livello di squadra Inter in Europa League, insomma, persi tanti milioni di euro, quindi veramente una situazione che dispiace a tanti tifosi dell'Inter che avevano puntato perlomeno al terzo posto. Alla fine è arrivato un quarto posto che secondo me è molto molto stretto. Nel frattempo volevo fare anche un saluto a chi ci sta ascoltando. In particolare Antonio che ci ha scritto prima, bentornati a tutti voi, un grande in bocca al lupo, adesso avanti tutta, noi abbiamo ringraziato. Grazie, Poi grazie. saluto anche Robin che ci sta ascoltando, un saluto da parte mia a tutti, ha scritto, noi contraccambiamo, un saluto anche a Robin e poi ovviamente a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Tu Moro, quest'Inter te l'aspettavi che arrivasse quarta? Beh, era partita benissimo, anche complice la falsa partenza della Juve, e mostrava una grande solidità, soprattutto in difesa. Mancini dice, striglia un po' Jovic, dice ci aspettavamo di più da lui, però certe partite, specie all'inizio, te la risolte lui. Mi ricordo una partita, forse contro il Torino, con un gol di Jovic proprio all'ultimo minuto. E poi si sapeva, ecco, che un po' il problema di Jovic sono gli infortuni, non essere troppo magari trascinatore della squadra. Gira quando tutti gli altri girano. Ha giocato bene, secondo me, sì, sopra le aspettative, leggermente sopra le aspettative. Perché comunque è una grande squadra. Lo sapevamo che era migliore del Milan, infatti anche la classifica, insomma, conferma questo dato. Magari, ecco, c'è stata una grande spesa anche l'economico e magari non si è rientrati con quello che si cercava, cioè un posizionamento in Champions League, però il campionato italiano quest'anno è stato davvero davvero combattuto, con la Juve che si è ripresa benissimo, il Napoli lanciato, la Roma che specialmente quando ha trovato Spalletti ha ridato quella continuità per finire benissimo il campionato. Quindi anche la Fiorentina, insomma, che ricordiamo era anche lei fra i primi posti per buona parte del campionato, quindi ecco, c'era tantissima concorrenza. Quindi secondo me non si può lamentare troppo, deve cercare di puntellare quello che di buono ha e cercare di cambiare, ecco, solamente quelle piccole cose, magari qualche cessione, non riscattare qualcuno, fare un sacrificio per tenere qualcuno che invece fa la differenza, che è buono. A me dispiacerebbe, da calciatore, cioè da tifoso, vedere magari, ecco, no, da tifoso, da appassionato di calcio, vedere Handanovic che se ne va perché ha fatto una Eh sì, Handanovic ha grande fatto una grande stagione. stagione, Può però ancora dare tanto, però ecco, non so poi le dinamiche magari più il interne. problema dell'Inter poi è trovare un sostituto a quel punto di un Ecco. Samir Handanovic che parte. Quindi non so a questo punto chi possa sostituire un fenomeno, perché lui è un fenomeno. Io avrei preferito a questo punto dar via un Maurizio Icardi, che comunque i soldi li fai con Icardi, però insomma, tanti attaccanti forti li trovi. I Sì. portieri è difficile.
Vabbè, comunque staremo a vedere anche l'Inter è protagonista di un grande calciomercato. Sicuramente Tohir ha a disposizione dei soldi importanti e vedremo a quel punto come poi si evolverà anche la questione di questi debiti che sembrerebbero stati azzerati, mentre il Milan, come sta andando in mano a questa cordata di cinesi, la Galatioto Partner Sports. Anche qui guidata da Sal Galatioto, che è questo personaggio italo-americano, no? Che sta cercando in tutti i modi di vendere il Milan ai cinesi, non so per Sì, quale motivo. Berlusconi ha detto che va bene, quindi probabilmente si accontenterà di questi 700 milioni di euro da versare in un anno. penso ci sarà stancato, ecco, di stare appresso alla squadra. Immagino questo. E te l'Inter la stagione come l'hai vista? Ecco, come Una stagione deludente, secondo me, veramente su ogni piano, tu ti perché aspettavi da un secondo posto in io su? dissi, io Romoro dissi, terzo posto o fallimento? È Terzo arrivato il posto, fallimento. Cioè, è un fallimento perché tu sei prima, a gennaio, il 6 gennaio, l'ultima partita contro l'Empoli, in testa, vinci a Empoli 1-0, gol di Icardi, se non ricordo male, sì. poi crollo. Cioè, non si spiega. Non si può, dici. Jovetic, giocatore nullo che pensa semplicemente alle belle donne, pensa a litigare con Mancini. C'è stato questo flirt con Claudia Galanti dell'Isola dei Famosi e lui ha perso la testa, insomma, non ha giocato più. Poi questo brutto episodio con Mancini, quasi alle mani. Icardi Ma uguale. perché questo Questo discussione con episodio è dopo Mancini? Lazio-Inter perché c'era stata questa discussione iniziata da Felipe Melo con Icardi, che erano quasi venuti alle mani, poi Jovetic con Mancini, insomma, si è spaccato lo spogliatoio, si è ricostruito solo alla fine, ma quando ormai si è troppo tardi, che sei al quarto posto, insomma, non è possibile una cosa del genere. E Mancini lo terresti? Perché se lo riparla un po' con la dirigenza, insomma, un po', non dico dubbioso, però ha qualche sassolino sulla scarpa, nella scarpa. Sinceramente, Mancini, io penso che possa guidare l'Inter anche nella prossima stagione, perché no? Insomma, però servono i giocatori comunque. Pensi una dirigenza più forte o che cambia approccio? Perché comunque Tohir lo vedo sempre allo stadio, insomma, sembra che ci tiene all'Inter. Sì. Ci tiene tanto Tohir, comunque l'ho incontrato anch'io allo stadio. Inter Napoli, L'abbiamo una vista tutti persona la foto che meravigliosa, vanta. sì, assolutamente persona meravigliosa, anche il presidente Tohir. Quindi io credo che alla fine, cioè, la società non è male, però il problema è che mancano le motivazioni, mancano i giocatori e bisogna assolutamente ritornare a prendere quei giocatori che servono per ritornare al primo posto. Almeno per quello che riguarda la qualificazione in Champions League, ovvero almeno secondo o terzo posto. Poi per vincere il campionato c'è, cioè, la Juventus, che è di un altro pianeta completamente per rispetto a tutti gli altri. Quindi questo è sicuramente una cosa importante. Per quello che riguarda Esatto. invece sempre la Champions League, adesso sta per arrivare il nostro Marco Misseri che ci ha scritto. Per quello che riguarda la Champions League, la finale abbiamo visto tutti che sarà Real Madrid Atletico Madrid, e questo è un derby. Parla Parla spagnolo. spagnolo, per la felicità Champions. di tanti tifosi barcellonisti che sono all'ascolto. Insomma, Madrid, capitale europea del calcio per l'ennesima volta, insomma. Che ne pensi, caro Moro, di questa situation? Beh, che il calcio spagnolo era in grande crescita, si era già visto in questi anni, e il Cholo Simeone con l'Atletico Madrid ha fatto un grandissimo lavoro. Ricordiamo che l'Atletico Madrid, anche se magari non viene dato tra i favorevoli, no? O comunque ha un'attenzione mediatica magari inferiore al Barcellona, al Madrid, manca al Chelsea. E comunque ha avuto una finale di Champions League lo scorso anno, se non sbaglio, lo scorso anno è stato. E ha Sì, mancato di 2 pochissimo, anni fa. 2 anni fa, ha mancato di pochissimo, insomma, la vittoria. Quindi ha tutte le carte in regola per impensierire. E a me è una squadra che piace molto. Ma basta vedere, ecco, una volta si diceva che era il calcio inglese che più regnava. Basta vedere il fatto che ha vinto il Leicester di Ranieri.
con giocatori che comunque sulla carta dovrebbero valere molto di meno rispetto a un mercato che ti ha fatto il Manchester United, per dirne uno, ti fa capire che certi schemi sono cambiati, ecco. Sono contento, ecco, che magari l'attenzione si sposti, che ci sono comunque due squadre che se lo sono meritato, perché comunque sarà un bellissimo spettacolo a Milano. Assolutamente sì. Però noi italiani dobbiamo, ecco, cercare di puntellarci, cercare di tornare ai fasti mai del triplete dell'Inter. Hai detto bene, caro Moro, hai detto benissimo. Andiamo in pausa perché è arrivato quasi il nostro Marco Misseri. Affronteremo anche con lui Europa League e Champions League. E poi parleremo ancora anche di Lazio, Juventus e tanto altro. Poi adesso Matteo Pietrosanti anche. Cerchiamo di ricontattarlo per parlare di Roma, per parlare ancora delle due milanesi, Inter Milan, insomma, tanti, tanta carne al fuoco. Poi questa retrocessione del Carpi che sembrerebbe già fatta a tavolino col Palermo, il Verona che si acchitta, insomma, la partita per detta proprio papale papale, con questa scommessa del paracadute di questi milioni di euro che ballano in Serie A. Ci sentiamo subito dopo. Intanto qua abbiamo gli Scancanensi con Skin, sempre meraviglioso. E questa era la meravigliosa Scancanensi con Squander qua su Radio Roma Futura. Ma abbiamo in collegamento telefonico subito, anzi abbiamo una new entry inizialmente qua nel cast di Club de Football. Viene di... Ma ce lo giochiamo da casa perché lui viene dal nido delle Aquile, che lunedì fa sempre un grande successo. E abbiamo qua in studio, ci ha raggiunto adesso il nostro Marco Misseri. Benvenuto, Marco.
Buonasera.